Probabilmente del dipinto a me più caro in assoluto, il motivo per cui sono diventata una guida. Mi sono innamorata di quest'opera e l'ho studiata in tutti i modi possibili e immaginabili e oggi ve ne parlo, me l'hanno richiesta a tutti e oggi eccomi qua a parlarvi dell'Annunciazione di Simone Martini. Dada! Eccola qua. Quest'opera qua, so che non si vede benissimo, però potete anche fare una ricerchina su internet e vedervela per bene. Questa è una pala d'altare che si trova agli Uffizi e che viene fatta da questo pittore che si chiamava Simone Martini nel 1333. Un anno piuttosto particolare perché pensate a Firenze, nel 1333, il 4 di novembre, venne un'alluvione fortissima che distrusse la città. Pensate, il 4 novembre, lo stesso giorno di quella del 66, eh? Incredibile, una data non troppo fortunata. Quindi nel 1333 Firenze non se la passava molto bene, ma la città di Siena sì. La città di Siena aveva talmente tanti denari a disposizione che chiese a tanti artisti che lavoravano allora in città di fare una pala d'altare per ogni santo patrono della città di Siena, sì, perché Siena ha quattro santi patroni e in particolare Simone Martini viene incaricato di fare la pala che doveva andare sull'altare di Sant'Anzano, che è lui. Questo qui è Sant'Anzano, è uno dei quattro patroni della città di Siena. Quindi Simone Martini viene dotato di una grande quantità di soldi perché per fare un'opera del genere sicuramente lui ha dovuto investire tanti denari anche soltanto per tutto lo sfondo, che è fatto tutto d'oro, di foglia d'oro messa su questo supporto di legno. Il fatto che sia conservato benissimo è anche perché Simone Martini mise tantissimo oro, quindi anche il primo strato che generalmente viene via dalle pale d'altare, non ha, diciamo, disturbato l'effetto di luminosità che doveva esserci già dal 1333. Per la prima volta nella storia dell'arte la Vergine si spaventa. Eccola qua, vedete? Tiene la mano indietro come per dire: ma chi sei? È spaventata dall'Arcangelo Gabriele fino ad allora? Mai. La Vergine da lì seduta come in attesa che qualcuno arrivasse ad annunciarla. In realtà Simone Martini nel 1333 ha già visto un certo Giotto e ha già appreso da lui tantissimo, per esempio l'importanza di mettere nell'arte i sentimenti, le emozioni. L'ha visto ad Assisi quando nel 1321 sono andati insieme a lavorare nella Basilica Inferiore. Ebbene, quindi ecco perché la sua Madonna, la sua Vergine, davanti all'Arcangelo Gabriele si spaventa, in questo movimento molto umano, possiamo dire così. Qui c'è il dettaglio dei due santi. Lui, appunto, vi dicevo, Sant'Anzano, vedete in mano alla bandiera di Siena, che è una bandiera per metà bianca e per metà nera. E quest'altra è un'altra santa che in realtà non fa proprio Simone Martini, perché quest'opera è fatta in collaborazione con Lippo Memmi, che farà proprio quest'altra santa, pare Santa Giulietta, oppure una santa, diciamo, non ben definita. Questo dipinto è un'opera incredibile, è bellissima. L'Arcangelo Gabriele indica la sua bocca, vedete, sta così, con questa mano fa così, perché lui sta parlando. E se guardate bene, qui ci sono incise delle parole, anzi, non sono incise, sono messe in pastiglia, in rilievo dorata, come se fosse un fumetto, e come se lui indicasse che la cosa più importante è l'annunciazione, cioè quello che lui sta dicendo. E c'è scritto Ave gratia plena, Dominus tecum, all'inizio dell'Ave Maria, e sono le parole che l'Arcangelo Gabriele rivolge verso la Vergine, che, come vi dicevo, appunto, un po' si spaventa. È un'opera incredibile che io veramente vi porterò tutti, questa è una promessa più che una minaccia, a vederla nella Galleria degli Uffizi. E
e ve la farò respirare, al 100%, perché credetemi che per me è anche un po' una sofferenza stare qui a parlarvi di queste opere straordinarie senza potervele far vedere per bene davvero. Però diciamo questo è un assaggio, di quello che poi vi farò vedere quando andremo insieme agli Uffizi, sicuramente. Vi farò vedere l'Annunciazione di Simone Martini all'interno della Sala dei Pittori Senesi. Va bene ragazzi, per oggi è tutto, io vi abbraccio, vi mando un bacio grande grande, vi voglio bene, ciao!